Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con TG38, il telegiornale della Toscana. In primo piano lo abbiamo appena sentito dal nostro sommario, la politica, infatti tra poco sentiremo in esclusiva le parole di Sara Funaro a 3 giorni dall'assemblea del Partito Democratico che ha dato il via libera alla sua candidatura. Ci ha raggiunto subito Sara Funaro, tanti i temi da affrontare insieme, la linea subito a Palazzo Vecchio da Stefano Rossi, a voi. Sì Andrea, proprio per partire, per analizzare questa candidatura, per capire che Firenze sarà, che sindaco sarà Sara Funaro, lo chiediamo direttamente a lei. Buonasera a tutte e a tutti. Devo dire intanto una grande emozione, come ho detto anche l'altra sera, ma un grande senso di responsabilità. Sappiamo benissimo che abbiamo tantissimi temi da affrontare, che tante cose sono state fatte, ma che abbiamo anche tante priorità sul tavolo. Io l'ho sempre detto, per me è fondamentale il lavoro di squadra, è fondamentale il lavoro di gruppo e costruire insieme una visione e un progetto di città che sia il più possibile plurale e condiviso. Questo lo faremo con la nostra comunità, con la comunità del Partito Democratico, con la comunità degli alleati e con la comunità dei cittadini con cui ci siamo sempre confrontati, ma dobbiamo continuare a confrontarci perché gli spunti che vengono dai cittadini sono fondamentali per andare a risolvere i problemi e definire le priorità. Sicuramente tra le priorità assolute in tutto questo ci sono i temi delle fragilità, dei bisogni che aumentano i cittadini, abbiamo dei bisogni che sono cambiati in maniera radicale, il tema della casa è sicuramente uno dei temi principali sui quali dobbiamo lavorare, c'è il tema della sicurezza, che questo è un altro tema delicatissimo che deve essere affrontato, e tante altre tematiche a partire dal sistema delle infrastrutture a livello territoriale, il completamento delle linee tranviarie, una mobilità che sia sempre più sostenibile e anche tutta la parte della valorizzazione da un punto di vista territoriale del commercio e dell'artigianato che fa parte del DNA della nostra città e che tra l'altro si intreccia in maniera importante col tema del lavoro che è l'altro pilastro fondamentale per i cittadini. Citava anche le alleanze, chiaramente anche in questo senso siamo alla primissima fase, quindi chiaramente strada facendo vedremo che cosa succederà. Da una parte in questi giorni si è parlato dei veti che sono arrivati dalla sinistra più radicale nei confronti di Italia Viva, dall'altra parte Italia Viva che sembra voler prendere un'altra direzione con la candidatura eventuale di Stefania Saccardi. Dal suo punto di vista che cosa si deve fare in termini di alleanze? Il partito aveva parlato anche di quelle civiche, ma politiche, che cosa possono aggiungere, cosa possono dare in più? Allora, intanto io l'ho sempre sottolineato e ci tengo a sottolinearlo anche ora. Sono profondamente convinta che il nostro obiettivo debba essere quello di avere un'alleanza il più larga possibile, il più plurale possibile. Abbiamo già una parte importante di alleati, ma noi dobbiamo rimanere sempre aperti perché il nostro obiettivo è sconfiggere la destra e questo deve essere l'obiettivo in assoluto principale per tutti. Sono chiaramente convinta anche che poi con gli alleati bisognerà ragionare su quelli che sono i temi per la città, i programmi, perché questa è la cosa fondamentale. Penso che non sia in questo momento opportuno mettere dei possibili veti. Andrea, se ci sono domande da studio, altrimenti liberiamo l'assessora. Sì, grazie Stefano. A proposito delle ultime sue parole, emerge chiaramente l'apertura del Partito Democratico ad allargare l'alleanza, però le alleanze si fanno, come sottolineava Sara Funaro, soprattutto sui grandi temi da cui passa lo sviluppo della città. Ne cito 3 su cui emergono posizioni differenti, per esempio su aeroporto, e quotazione in borsa della multiutility è favorevole Italia Viva e contraria a Sinistra Italiana. Sullo stadio Italia Viva ha detto che è contraria all'utilizzo di fondi pubblici, quando invece Palazzo Vecchio, la giunta con cui sta lavorando da 10 anni Sara Funaro, ha investito molto, soprattutto il sindaco Nardella. Senza entrare nel dettaglio, le chiedo la sua posizione su aeroporto, quotazione in borsa della multiutility e stadio Artemio Franchi. Allora, diciamo che le mie posizioni su questi temi sono sempre state note e sono note da sempre, sia sul tema dell'aeroporto, lo dico molto
in maniera molto rapida, chiunque vada a farsi un giro tra i cittadini che vivono in quella zona sanno benissimo quali sono i disagi che questi cittadini hanno, e questo non è chiaramente un tema che è una novità. Penso anche, e sugli altri temi la posizione mia è sempre stata la stessa, e penso che la coerenza sia un valore fondamentale in politica. Detto questo, ci sono tantissime altre tematiche importanti che devono essere delle priorità, a partire dall'attenzione alla fragilità e alla centralità dei cittadini, e penso che questa debba essere anche una delle cose sulle quali concentrarsi. Grazie davvero all'assessora Sara Funaro. Andrea Linea allo studio. Grazie Stefano, e grazie alla candidata del Partito Democratico Sara Funaro.